Grazie Presidente. Si tratta di un ordine del giorno con il quale abbiamo dato alcuni indirizzi per poter garantire, insomma, che l'amministrazione nei prossimi anni, in particolare sul processo partecipativo che eventualmente potrà partire nel 2019, possa valutare l'opportunità di accogliere alcuni indirizzi. Un primo tema riguarda gli ambiti oggettivi, cioè l'ambito tematico sul quale sottoporre, diciamo, all'interno del quale, insomma, sperimentare questo bilancio partecipativo. Ecco, noi abbiamo individuato un primo tema che secondo noi è importante che possa essere, diciamo, all'attenzione della cittadinanza ed è l'ambiente e il verde pubblico, Presidente. Questo perché noi sappiamo che il verde di Roma è tra i più estesi all'interno, diciamo, del panorama dei comuni italiani. L'estensione territoriale di Roma Capitale è addirittura, appunto, tra le più vaste, insomma, anche di altre città e di altri comuni, anche paragonandole poi alle città metropolitane europee. Quindi avere l'opportunità e dare la possibilità ai cittadini di decidere o comunque di partecipare per scegliere come destinare le risorse economiche della città nell'ambito, ad esempio, faccio un esempio, della riqualificazione delle aree verdi, della riqualificazione delle aree gioco, di altri interventi, può essere, diciamo, una prima sperimentazione, una prima ipotesi sulla quale chiediamo quindi che sottoponiamo quindi all'attenzione della Giunta Capitolina. Da questo punto di vista abbiamo anche cercato di dare qualche indicazione sui tempi, insomma, di svolgimento e anche di quelli che potrebbero essere eventualmente, insomma, i rapporti tra i municipi e eventualmente, appunto, l'amministrazione capitolina. Ecco, quindi con questo ordine del giorno stiamo dicendo che tra i principali temi da mettere all'attenzione sul bilancio partecipativo e soprattutto tra i primi da poter affrontare potrebbe essere, appunto, proprio quello dell'ambiente, del verde pubblico, del tema del decoro, molto sentito dalla cittadinanza e che già questa amministrazione sta dando molte risposte su questo tema e che attraverso questa modalità potremmo effettivamente riconsegnare alla città di Roma e soprattutto ai suoi cittadini alcune aree che magari nel corso degli anni hanno magari la necessità quindi di essere riqualificate, rilanciate. E per questo motivo, insomma, presentiamo questo atto di indirizzo collegato alla proposta di regolamento del bilancio partecipativo. Grazie.